Ma quanto sono importanti gli iscritti su YouTube? Poco, e vi spiego perché in questo video. La riflessione sull'importanza degli iscritti nasce dopo il raggiungimento dei 1000 iscritti, dopo i quali mi aspettavo un boom un pochino in tutto: visualizzazioni, iscritti, interazioni, insomma, un boom generale del canale. Ma in realtà, considerando che in un anno ho fatto solamente 500 iscritti, questo boom non è che ci siamo molto proprio stati sotto questo punto di vista. Cioè, per arrivare a 1 milione di iscritti servirebbero 2000 anni, leggermente infattibile. Però, andando a vedere bene le statistiche, YouTube è molto trasparente su questo, sulle statistiche del proprio canale. Andando a vedere le statistiche, si riesce a vedere che in realtà un boom c'è stato. YouTube ha consigliato i miei video hanno fatto comunque molte visualizzazioni, ci sono dei video andati molto molto bene. Ma gli iscritti non crescono, insomma, tante visualizzazioni, ma pochi iscritti. Un pubblico composto principalmente da non iscritti. Nell'ultimo anno, l'85% delle persone che ha visto i miei video non era iscritta al mio canale. Un numero veramente assurdo. Quali problemi avrà mai il mio canale? Nessuno, perché è una tendenza comune di tutti i canali YouTube. Se andate a vedere anche i canali più grandi con milioni di iscritti, dicono sempre la stessa cosa: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché la maggior parte delle persone che vedete i nostri video non sono iscritti. Guarda che YouTube ha avuto un problema, ha disattivato alcune iscrizioni, quindi iscriviti. Insomma, la maggior parte delle persone guardano il video ma non si iscrivono. Ma perché lo fanno? Cioè, per arrivare a trarre una conclusione sul fatto che gli iscritti non sono importanti, capiamo le motivazioni. Beh, sicuramente una motivazione potrebbe essere la scarsa bravura del creator, sia a produrre il video, sia a attrarre una persona ad iscriversi. Magari ho fatto una miniatura bellissima, un titolo super accattivante, però poi l'audio fa schifo, il video è tutto sfocato e quindi ci credo che la gente non si iscrive. E questo sì, può capitare, ma se andiamo a vedere, l'effetto coinvolge anche canali oggettivamente bravi, grandi, con grandi produzioni di alta qualità. Quindi ci sono per forza altri fattori che portano le persone a non iscriversi. E uno di questi è sicuramente che alle persone non interessa il canale, ma il singolo video. E questo effetto è ancora più amplificato da TikTok. Pensate a TikTok, il follow su questa piattaforma importa praticamente zero, perché c'è un fantastico algoritmo dietro. Se tu vedi il video di una persona ma non ti iscrivi, ti ricapiterà comunque. Insomma, il numero di seguaci su TikTok è poco importante e lo sta diventando sempre meno anche su YouTube, perché alle persone interessa il contenuto, non la persona e tutto quello che fa. Ma tornando a YouTube, magari io cerco qualcosa su YouTube, qualcosa che voglio vedere, guardo un video, il video mi piace un sacco, il creator è bravissimo, il video è fatto benissimo. Però magari a me quell'argomento non mi interessa, l'ho cercato così per curiosità, non sono particolarmente interessata a quell'argomento. E quindi, nonostante quel video mi possa piacere un sacco, non ha senso iscriversi, perché non guarderei altri video, insomma, non è un canale di mio interesse. Ed è un fattore che si amplifica moltissimo su tutti quei canali che hanno molti tipi di pubblico, fanno molti video di tipologie diverse. Non so, un canale che fa video di cucina, però porta un vlog a settimana sulla sua vita e nel weekend fa le live in cui gioca. Insomma, ha tre tipologie di pubblico diverse che molto raramente si iscriveranno. Quindi qui un consiglio per i creator: cercate di tenere il vostro canale il più verticale possibile, sempre sullo stesso argomento, perché questa è veramente la base per cercare di far aumentare il numero degli iscritti. Che poi io posso anche vedere un video, questo video mi può piacere un sacco, posso anche essere interessato a vedere altri video di quella piattaforma, ma non mi iscrivo. Perché? Perché ho fiducia nell'algoritmo. Con TikTok e anche in parte Instagram, così abbiamo imparato ad avere fiducia negli algoritmi. Abbiamo capito che gli algoritmi capiscono quello che ci piace e ci consigliano. Quindi l'effetto che dicevo prima di TikTok, di non iscriversi, si sta trasferendo anche su YouTube. Io magari voglio rivedere video di quel canale, quindi se me li consiglierà l'algoritmo, bene, li guarderò, mi appare sulla home un video di quella persona, dirò: ah, vero, questo qua era bravo. Se no, se non mi capiteranno più video di questa persona, amen, non gli guarderò. Che poi, pensateci un attimo, io sono un assiduo utilizzatore di YouTube, guardo un sacco di video, sia di canali a cui sono iscritto, sia di canali a cui non sono iscritto. Se io, dopo aver detto bello questo video, mi iscrivessi sempre al canale, arriverai ad avere centinaia di iscrizioni.
Mettiamo che io sono iscritto a 100 canali, uno dei quali fa un video a settimana. Mi ritroverei appunto con 100 video a settimana. Ogni video dura circa 10 minuti, quindi avrei 1000 minuti di video da guardare. Li trasformiamo in ore, li dividiamo per il numero di giorni in una settimana. Dovrei stare su YouTube 6 ore al giorno per vederli tutti. Metti anche che li guardo a velocità 2x, devo stare su YouTube 3 ore al giorno. Abbastanza infattibile e complesso. Insomma, qui invece un consiglio per gli utenti: less is more. Poche iscrizioni di canali a cui teniamo, canali a cui ci piacciono veramente, che ci arricchiscono veramente, sono meglio, perché dedicheremo più tempo a questi. E sempre sul concetto less is more, ora mi sposto dalla parte del creator. Preferite un canale con 1000 iscritti, ma di questi il 60% guardano tutti i video, interagiscono, fanno commenti, condividono, o un canale con 10.000 iscritti, ma di questi solamente il 20% guardano i video? Beh, immagino la seconda. Quindi, da creator, guardiamo positivamente questa tendenza a non iscriversi del pubblico. Bene, le persone non si iscrivono, il mio canale ha pochi iscritti. Io però so di fare dei video belli, e quelle poche persone che sono iscritte me lo testimoniano, perché mi seguono e sono appassionate a quello che faccio. Spesso l'iscrizione viene messa così, tanto per far contento il creator. Ecco, non c'è cosa più sbagliata. Mi rivolgo ancora al pubblico normale: non fatelo, perché voi non guarderete più video di quel canale, molto probabilmente, e il creator si troverà con un iscritto inutile. Insomma, abbiamo visto varie motivazioni che ci portano a concludere che un canale con pochi iscritti non è per forza un canale che fa brutti video. Uno per assurdo potrebbe avere anche 10.000 iscritti ben fidelizzati e fare video della qualità di Mister di Marques Brownie. Tra l'altro, gli iscritti non sono tanto importanti per la fidelizzazione, perché se io faccio un video veramente bello, moltissima gente lo vede perché viene consigliato dall'algoritmo, e nonostante non si iscriva, condivida, lascia like, lascia un commento, questo video continuerà comunque a crescere. Insomma, le interazioni non sono generate solamente dagli iscritti, ma un video può continuare a macinare visualizzazioni anche se le persone iscritte sono pochissime, e ci sono un sacco di esempi su YouTube che lo testimoniano. Insomma, consiglio ora invece per il pubblico: non giudicate un canale dagli iscritti, guardate i primi video, proprio come non si giudica un libro dalla copertina. Insomma, piccolo video così, riflessione, mi sono venute in mente queste cose, volevo condividerle con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!